Ci siamo! Lucasfilm ha rilasciato il primo teaser trailer di Obi-Wan Kenobi, la serie TV live action di Star Wars che vedrà il ritorno di Ewan McGregor. E perciò adesso vi porterò con me nell'analisi di questo teaser trailer di Obi-Wan Kenobi e andremo insieme a trovare tutti i segreti nascosti. E scopriremo anche fino all'ultimo easter egg. Siete pronti? Cominciamo! Ok, prima di cominciare con le pazze speculazioni vi do giusto un paio di informazioni, tanto per rimanere un po' inquadrati su quella che è la trama di Obi-Wan Kenobi. La storia è ambientata 10 anni dopo la vendetta dei Sith, episodio 3 di Star Wars, esattamente durante l'esilio di Kenobi. E sì, se ve lo state chiedendo, o se magari ancora non lo sapeste, avremo la possibilità di rivedere Hayden Christensen nei panni di Darth Vader. Ed è chiaro che questa serie sarà il ponte tra la trilogia prequel e i fatti avvenuti nella trilogia originale. Conosceremo le sorti della galassia e soprattutto il destino del Jedi sconfitto, che nel frattempo però tenta di mantenere al sicuro il piccolo Skywalker. All'inizio del teaser vediamo Obi-Wan da solo nel suo esilio autoimposto su Tatooine. Nel frattempo una voce fuori campo dice queste parole: la lotta è finita, abbiamo perso. Ed è qui che ci ricolleghiamo a una dichiarazione dello stesso Ewan McGregor, che ha detto che in questa serie vedremo un Obi-Wan molto più desolato, molto più scoraggiato, un Obi-Wan che ha perso la fede. Vi ricordate quando in episodio 3 Obi-Wan Kenobi viene descritto come un vecchio eremita che viveva al di là del mare di dune di Tatooine? Ed ecco qui che questo tratto fondamentale della storia del nostro protagonista ritorna nel trailer di Obi-Wan Kenobi. L'uomo infatti si dice che all'inizio del suo esilio non si fosse rifugiato in una capanna, bensì in una grotta. Grotta che gli permise di essere molto più vicino alla fattoria, di poter vegliare dunque da molto più vicino a Luke Skywalker, sebbene gli fosse vicino pur mantenendo le distanze. Preparate i fazzoletti per questa terza curiosità. Sempre in episodio 3, Owen Lars ripete più volte che Luke Skywalker somiglia veramente molto a suo padre. E nel trailer di Obi-Wan Kenobi vediamo appunto un piccolo bambino, il piccolo Luke Skywalker, indossare degli occhiali particolari e fingere di guidare un pod racer. E che cosa vi ricorda? Ovviamente questo è un forte parallelismo a quello che vediamo nella Minaccia Fantasma, nell'episodio 1 della trilogia prequel. Esattamente quando i Jedi scoprono Anakin su Tatooine. E qualcosa mi fa pensare che Obi-Wan Kenobi non gradirà particolarmente questa somiglianza tra Luke Skywalker e Anakin. Cari amici, ve lo devo dire, una tragedia è all'orizzonte. Vi dicono niente le due tracce musicali dei titoli Duel of the Fates e Battle of the Heroes? Sono due tracce apparse rispettivamente in La Minaccia Fantasma e La Vendetta dei Sith. E in ognuno di questi due momenti Obi-Wan ha perso una persona a lui cara. Sì, però perché ne sto parlando? Ne sto parlando perché queste due esatte tracce musicali appaiono anche nel trailer di Obi-Wan Kenobi. Un'altra cosa fondamentale da notare in questo trailer è la missione primaria di Obi-Wan Kenobi. Lo dice in una delle prime sequenze del trailer, quando ammette che la sua missione principale sarà quella di rimanere nascosto. Perché dico che questa cosa sarà molto interessante? Perché ovviamente noi ci troveremo di fronte da una parte all'Inquisizione, che farà di tutto per scovare lui e gli altri Jedi, il cui compito principale è quello di salvare le persone, e quindi probabilmente noi vedremo un Obi-Wan che dovrà estraniarsi da ciò che succederà agli innocenti e ai civili e dovrà allontanarsi in situazioni di pericolo piuttosto che prendere la sua spada e combattere. Onestamente penso che sarà molto straziante vedere il suo conflitto interiore in scene magari di massacri, di ingiustizie, di violenza, ma nelle quali lui, per un semplice motivo, dovrà semplicemente ignorare il tutto e magari anche fuggire. Il suo obiettivo principale è quello di proteggere Luke Skywalker. È arrivato il momento di parlare di quelli che saranno gli antagonisti di questa serie TV. Sono stati introdotti in Star Wars Rebels, ripresi poi nei fumetti, e nel videogioco Jedi Fallen Order. Ma chi sono veramente? Anche se non è correttissimo definirli Jedi, possiamo comunque definirli dei Jedi andati in pensione che sono appunto passati dal lato oscuro della Forza, alleandosi a Darth Vader e perlustrando sotto suo ordine tutta la galassia alla ricerca dei sopravvissuti dell'Ordine 66. In questo trailer intravediamo anche il quartier generale degli Inquisitori, che da sempre avevamo pensato fosse situato sul pianeta Mustafar. Però la location che ci è stata mostrata sembra in parte diversa, perché viene mostrato uno spiazzo pieno d'acqua che effettivamente non abbiamo mai visto prima. Certo, l'architettura ricorda moltissimo la torre di Darth Vader su Mustafar, però tutto quello che vi è intorno lascia qualche dubbio. Non è comunque erroneo presumere che probabilmente il quartier generale degli Inquisitori si trovi su un pianeta molto forte del lato oscuro. Un personaggio che mi ha incuriosito e non poco è l'inquisitrice Reva.
Moses Ingram, l'attrice che la interpreterà, ha descritto il suo nuovo personaggio come un personaggio spietatamente ambizioso. Ecco, però ho notato subito una cosa, ossia che il nome di questa inquisitrice, Reva, infrange effettivamente le regole dei nomi degli inquisitori, ossia che non è affiancato da un numero e non viene mai chiamata sorella o fratello. Quindi qui c'è qualcosa che non torna o qualche piccolo segreto da scoprire durante la serie. Tra l'altro bellissimo questo nuovo scenario che è stato introdotto anche grazie ad alcune scene dedicate a Reva. Nello specifico si tratta del nuovo pianeta Dayu e dovrebbe essere il luogo dell'ultimo scontro, della battaglia finale tra Reva e Obi-Wan. Il trailer ci mostra altri due dettagli molto importanti. Numero uno, il più veloce da narrare, che a sorpresa gli inquisitori arriveranno su Tatooine. E numero due, vengono mostrate più inquadrature di alcuni agenti imperiali e sembrerebbe proprio appunto che l'impero sia alla costante ricerca dei Jedi. Alcune delle scene sicuramente più inquietanti sono proprio quelle ambientate su Tatooine. Tra queste devo necessariamente includere quella in cui appare Indira Warma, che abbiamo conosciuto già sul set di Game of Thrones, che sembrerebbe interpretare un ufficiale misterioso. Ah, un dettaglio che mi ha fatto tremare ogni singolo lembo di pelle è sicuramente il momento in cui vengono mostrate le spade laser rotanti degli inquisitori. Sì, erano già state mostrate in Star Wars Rebels e sicuramente in Jedi Fallen Order. Questo non significa che comunque non mi abbiano messo una paura fottuta. E soprattutto ricordiamo che un altro uso che si può fare di queste particolari spade laser è quello appunto di farle roteare in aria utilizzando la forza, di librarsi in aria a mo' di elicottero. Helicopter, helicopter! Tanto belle quanto inquietanti. Staremo a vedere. Concludendo la parentesi inquisitori, nel trailer viene anche mostrato il vice di Darth Vader, ossia il Grande Inquisitore. Non sappiamo moltissimo sul suo conto, è apparso ovviamente in Star Wars Rebels, ma una cosa è certa, si tratta di uno degli inquisitori più forti e crudeli della storia. Attenzione! In questa sequenza qui potrebbe esservi nascosto un indizio, ossia che in questa serie è possibile che esploreremo il mondo di Coruscant, o per meglio dire i suoi sotterranei. Questo perché Coruscant è suddiviso a livelli e i più poveri si trovano in basso. Probabilmente nel livello sotterraneo, nel livello più basso di Coruscant, si nasconderanno proprio i sopravvissuti dell'Ordine 66 dopo la distruzione del Tempio Jedi, avvenuta in episodio 3, La Vendetta dei Sith. Quindi le cose sono due secondo me. Se vogliamo ben sperare, probabilmente sarà Coruscant. Dall'altro canto, e probabilmente è la mia ipotesi più quotata, si tratta semplicemente di una rivisitazione del pianeta Dayu. Esattamente quello che abbiamo visto e analizzato poco prima in alcune delle scene con Reva. E adesso arriviamo a quella che è stata la perplessità, il dubbio, la curiosità che ha stuzzicato maggiormente la mia attenzione. In questo frame qui è probabile che stiamo assistendo ad uno degli easter egg che probabilmente aspettiamo maggiormente da questa serie. Eh sì, perché Reva sembra che stia combattendo con un Jedi? O forse con qualcun altro di nostra conoscenza? Eh sì, perché chiunque pensi che questa figura qui di spalle che sta combattendo contro Reva sia un Jedi, in realtà non ha notato una cosa. Ossia che la pistola impugnata da questo personaggio sembra essere un DL-44 Blaster Pistol. E non vi dice niente? È esattamente la pistola impugnata da niente poco di meno che Han Solo. Quindi ricordiamo una cosa, ossia che le vicende narrate in questa serie saranno ambientate esattamente un anno dopo di Solo a Star Wars Story, alla fine del quale vediamo Han Solo dirigersi a Tatooine per andare a lavorare per Jabba. E quindi ragazzi, qui vi pongo una domanda. Nel caso in cui si trattasse proprio di Han Solo, voy preferireste fosse interpretato da Alden Ehrenreich oppure rivedere l'iconico Harrison Ford, ovviamente deinvecchiato con un po' di CGI? Scrivetelo nei commenti. Però a questo punto vi dico la mia su un'altra teoria, basata su un frame che vedremo pochi secondi dopo. Ossia che questa figura di spalle effettivamente potrebbe non essere Han Solo, ma lo stesso Obi-Wan. Certo, la cosa un po' cozza perché lui aveva sempre definito i blaster come delle armi incivili e preferito sempre la sua spada laser. È chiaro però una cosa. Uno, non ci troviamo in tempi in cui la scelta dell'arma è la priorità anche per un Jedi e anche per Obi-Wan. Seconda cosa, lo vediamo effettivamente coinvolto in uno scontro a fuoco pochi secondi dopo, appunto in questo frame che vi metto a schermo, e sembra proprio che stia impugnando non una spada laser, ma appunto un blaster. E terza cosa, non ci dimentichiamo quello che è il suo obiettivo principale in questa serie, ossia rimanere nascosto. Ed è chiaro che se sfoggiasse la sua spada laser perderebbe l'anonimato nel giro di 2 secondi. Quindi interessante, qui ovviamente mi aspetto di sapere la vostra, voglio sapere le vostre idee, le vostre congetture più folli, ovviamente scrivetele sotto nei commenti.
E non potevo non concludere questa analisi del trailer con probabilmente il dettaglio che mi ha fatto tremare e mi ha fatto venire più la pelle d'oca. Non si vede nulla, ma si percepisce. Lo sentiamo alla fine. Nel momento proprio del titolo, del logo, sentiamo questo respiro inconfondibile. Darth Vader, sappiamo, ci sarà. E si preannuncia appunto con questo suo respiro inconfondibile a fine trailer. Ragazzi, tante aspettative, aspettative altissime. Sarà interpretato da Hayden Christensen e questo personalmente mi fa un sacco piacere, anche se so che la critica e il pubblico non ha apprezzato moltissimo la sua interpretazione nella trilogia prequel, ma io sono veramente molto contenta che gli sia stata data una seconda possibilità di riesplorare uno dei villain più iconici dell'universo cinematografico. Va bene ragazzi, questa era la nostra analisi del trailer, ovviamente adesso aspettiamo la vostra qui sotto nei commenti. Io vi ricordo che per sostenere la nostra produzione video e ovviamente per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti, iscrivetevi al canale YouTube di Every Eye Plus, attivate la campanella, condividete questo video con tutti gli amici che volete e fateci sapere la vostra qui sotto nei commenti. Io vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto ragazzi. Shazam!